buongiorno Radio Siena TV, ben trovati mercoledì 19 di febbraio, questa appunto è la trasmissione del mattino, io sono Giulia Maestrini come ogni mattina insieme a voi in attesa dei miei ospiti con cui commenteremo i fatti locali, provinciali, insomma del nostro territorio e oggi raccontiamo anche una storia molto bella che sta a cavallo tra Siena e l'isola d'Elba, il nostro fantastico mare dell'arcipelago, nella seconda parte della mattinata, però subito diamo uno sguardo ai giornali nazionali, come sempre partendo dalla politica che è in prima pagina su tutti i giornali, tiene banco ancora la discussione interna al governo, il destino del governo come titola La Repubblica che dice operazione salva Conte, un gruppo di senatori sarebbe pronto a lasciare Forza Italia, l'ex ministro Romani saremo interlocutori dell'esecutivo, Renzi pronto a sfidare il presidente del consiglio, non mi rappresenta più o cambia o farà a meno di noi. Il premier risponde a Renzi che continua insomma questa provocazione continua e quotidiana di stare sempre con un piede sull'uscio pronto a uscire e appunto il premier le risponde se Italia Viva vuole uscire affrontiamo la crisi in Parlamento e appunto c'è questo scambio continuo di ultimatum e di accuse, lo vediamo anche sul Corriere della Sera che tiene in appunto in apertura la stessa notizia, dice il Corriere della Sera, Conte alla sfida con Renzi, lite sulle intercettazioni, poi la tregua, il Premier pensa a una verifica in Parlamento, così come abbiamo letto su Repubblica. Resta alta la tensione sulla giustizia, oggi la fiducia sul milleproroghe, due parlamentari passano a Italia Viva, oggi appunto la fiducia sul milleproroghe, ci saranno queste due fiducie una dietro l'altra, in questi giorni sarà le ennesima verifica della tenuta del governo. Altre due notizie e le vado a ripescare sulla pagina della Repubblica, una è ancora di pseudoesteri, si continua a parlare di coronavirus sulla nave, la famosa nave che è al largo del Giappone, al largo del porto di Yokohama in Giappone, la famosa nave da crociera che è lì ferma da ormai settimane. C'è un contagio anche italiano, dice la Repubblica, contagio in crociera, l'italiano ha 72 anni, sulla nave situazione fuori controllo, questo è il virgolettato, le notizie che arrivano dalla nave sono contrastanti, gli Stati Uniti hanno sbarcato i concittadini americani, gli altri paesi stanno cercando di capire quale sia davvero appunto la situazione per far sbarcare ognuno i propri concittadini, ma insomma l'interlocuzione tra le autorità sanitarie, le autorità giapponesi e l'equipaggio della nave, dove ricordiamo l'equipaggio della nave è italiano, insomma sono molto complicate e ancora non si capisce quale sarà il destino di questa nave che è ancora in porto con migliaia di persone a bordo. Ultima notizia nazionale è quella economica, arrivata nella tarda serata dell'altro ieri, già ieri era sui giornali, ma ieri abbiamo capito un po' meglio anche grazie alla conferenza stampa della DD Intesa Messina e appunto notizia di economia, la grande operazione bancaria degli ultimi anni, non se ne vedeva una così ormai da molti anni e Intesa UBI, così nasce la quarta superbanca europea che troviamo appunto sulla Repubblica, offerta da 4,9 miliardi, c'è questo piano che è stato reso noto appunto ieri a cose fatte, non erano uscite indiscrezioni, non erano uscite soffiate, nessuno se l'aspettava, questo grande piano fra Intesa e UBI, l'acquisizione con un risico che coinvolge anche BPER per alcune filiali che devono essere chiuse, insomma hanno fatto questa grande operazione pronta, carta contro carta come dicono quelli bravi, ovvero senza esborso di denaro ma semplicemente con un passaggio di azioni dell'una banca all'altra, fra gli azionisti dell'una e dell'altra e nasce una super banca europea perché come ha detto la D Messina appunto ieri in conferenza stampa i numeri che caratterizzeranno questa nuova
polo bancario, insomma, lo mette in linea con le grandi banche europee, i livelli di Deutsche Bank, eccetera. E quindi questo è una notizia molto importante per il mondo economico. Ieri il mercato ha reagito anche molto bene sul comparto delle banche, tranne che per Beeper, il partner forse un pochino più debole di questa operazione. C'è da capire, lo scrive per esempio anche Pino Di Blasio su il quotidiano nazionale sulla Nazione, cosa succede a MPS, perché ricordiamo che UBI era uno dei partner, e anche Beeper erano fra i partner con cui si sarebbe potuta fare la fusione di MPS, che invece chiaramente hanno fatto un'altra scelta, hanno preso un'altra strada, stanno andando per la loro strada senza interessarsi troppo delle sorti senesi, e quindi insomma MPS resta ancora alla finestra. Di Blasio scrive oggi sulla Nazione: il futuro del Monte al bivio con la Francia, perché il blitz di Intesa San Paolo su UBI spiazza tutte le banche, il fronte italiano si chiude per Rocca Salimbeni, spuntano a questo punto BNP e Credit Agricole. Appunto, come dicevamo, Intesa poteva essere l'acquisitore di MPS, UBI ma anche Beeper potevano essere gli eventuali pretendenti al matrimonio, hanno fatto la loro strada, se ne sono andati con il loro piano, e quindi ora insomma per MPS la questione torna di nuovo in ballo, e vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane, anche cosa dirà il Ministero delle Finanze, che ricordiamo è il principale azionista con quasi il 70% del Monte. Queste erano le notizie nazionali, noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi torniamo con gli affari di casa nostra. Buongiorno Siena, ben ritrovati, buongiorno e ben trovata Susanna Guarino. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te Giulia, che sei così fresca la mattina. E vedi come si impara a fingere bene nel tempo. È mestiere anche questo. Buongiorno, Susanna Guarino, capopagina del Corriere di Siena, che è il nostro ospite del mercoledì e con cui andiamo a raccontare le faccende di casa nostra, partendo dalla notizia che tu metti in apertura e che è un tema che voi insomma avete curato fin dall'inizio, fu la stessa Sonia Maggi che oggi torna a scrivere sul Corriere, che lo tirò fuori per prima, diciamo, le va dato. Ormai è una situazione che si è, diciamo, quasi risolta, perché il problema era defraudare, in pratica svuotare la fondazione di tutti i suoi averi. Parliamo chiaramente della fondazione Bianca Piccolomini. Per dar vita ad una cattedra su Bianca Piccolomini a Bologna, all'Università di Bologna. Vi ricorderete la polemica che c'era stata appunto di questi soldi che dovevano servire alla fondazione per fare opere di bene, che invece il CDA aveva spostati su questa cattedra. Vennero giù dimissioni, venne giù un casino. Addirittura è venuto il commissario Vaticano, perché al momento è un commissario Vaticano che segue la fondazione Bianca Piccolomini. L'ultima puntata si erano dimessi i consiglieri laici. L'ultima puntata è che appunto il commissario ha nominato il nuovo CDA. CDA che però è stato nominato con un fine, e il fine di dismettere la fondazione. Infatti questa è un po' la cosa curiosa, no? Cioè voi scrivete giustamente che il commissario nominato dal Vaticano ha sostituito i membri dimissionari, come abbiamo detto, e reintegrato quelli esterni. Il nuovo CDA della fondazione, leggo dal Corriere di Siena, è stato completato in questi giorni e comprende come membri esterni Massimo Bianchi, Marco Lonzi e Mario Marzucchi, che sostanzialmente erano i membri esterni che si erano dimessi. Lonzi non si era dimesso, gli altri due sì, e sono stati reintegrati. E la presidente della Federazione Le Orsoline di Brescia, sede della casa madre. In rappresentanza della compagnia invece il commissario ha nominato l'ex madre superiore Antonia Carrea, che era stata un po' al centro, diciamo, della vicenda, l'economo della diocesi di San Miniato di Pisa, un avvocato di San Miniato e don Roberto Bianchini, parroco di San Martino di Siena, e l'economo della diocesi di Siena. È certo che il nuovo CDA ha l'obiettivo di sciogliere l'attuale fondazione e non di proseguirne l'attività. Questo è un obiettivo dichiarato, perché
non ci sono più le condizioni perché vado avanti. Le figlie di Sant'Angela di Merici sono sempre meno, non sono più collocate a Siena, hanno soltanto Santa Regina, e quindi l'attività in pratica che doveva essere di fare del bene sul posto è venuta un po' meno, a parte Santa Regina, però si cercherà un'altra formula che non sia una fondazione che ha questo statuto e questa composizione. Quindi questa parte, diciamo, deve essere messa a posto da un punto di vista formale, quindi sì, CDA serve per ricostruire, per ricostruire tutte le pratiche, per far sì che si creino le condizioni per proseguire quello che esiste. E come si potrebbe perché lì c'è un patrimonio, c'è un'eredità morale e materiale, passerà su un'altra formula che non sia la fondazione, in modo da poter avere meno possibilità singola di tentare altri blitz come è stato quello che è stato fatto per la costituzione di una cattedra. Cioè, è molto diverso fare opere di bene. Ricordiamo, Santa Regina è una delle più importanti case di accoglienza di giovani che sono in difficoltà, e accoglie anche famiglie addirittura intere che sono in difficoltà. Ci sono altre opere che venivano portate avanti dalla fondazione. Non si può distrarre un patrimonio del genere, perché a un certo punto un CDA così composto e così in qualche modo indirizzato possa deviare verso la costituzione di una cattedra che proprio non c'entra niente con il fine della fondazione. Quindi la fondazione ha bisogno di ritrovare delle radici, cioè delle radici di quello che era l'input iniziale. Questo non vuol dire che verrà venduto il patrimonio, assolutamente. Ecco, appunto, voglio dire, cioè, questo... se qualcuno volesse Palazzo Clementini non è in vendita, no? Perché sai, a Siena ultimamente c'è un sacco di cose in vendita. Ci sono un sacco di cose in vendita, appunto, quella delle vendite a Siena è diventata una cosa molto interessante, soprattutto che potrebbe, visto in maniera complessiva, cambiare molto la struttura della città. Pensiamo soltanto al complesso di Malizia, sì, quella grandissima, doveva essere un albergo, no? Doveva essere un centro residenziale, addirittura anche di lusso, perché ci sono anche degli appartamenti, ci sono le finestre in quello. Cioè, è un passo dalla chiusura del cantiere. E poi c'è stato, io l'ho seguita la vicenda, c'è stato un blocco per i parcheggi che non erano a norma, lì si è incagliata la faccenda. È fallita la ditta e è rimasto in quel modo. Cioè, quello potrebbe essere un contenitore usato in mille modi. Villa Patrizia, il giorno 25 c'è la terza asta, potrebbe andare questa volta straordinaria, insomma, ad assegnazione, perché ormai ci si compra un appartamento con quello che ormai è diventata Villa Patrizia, con tutto il parco. Villa Patrizia potrebbe avere tanti utilizzi, non soltanto quello ricettivo, potrebbe avere anche qualche cosa di più interessante come chi c'è lì su Villa Patrizia in gara, lo sappiamo, sta puntando. Anche perché fino adesso aste deserte, quindi non c'è stata proprio perché interesse. Lì poi probabilmente ci vuole anche un investimento, non solo quello dell'acquisto, ma quello dell'intervento. Molto più grosso è l'investimento di Malizia. Ricordiamo che ci sono poi, questi sono all'asta, ma ci sono immobili in vendita enormi, Villa Isabella è una di queste, il palazzo, grandissimo palazzo, non si nota poco ma è enorme, a Portovile, quello che ospitava il Monte dei Paschi all'angolo fra Valle Rozzi e Piandovile, è una struttura enorme, è un contenitore enorme, è in vendita da un secolo. Abbiamo il palazzo in Pantaneto, che anche quello
e sono tutti edifici che non riescono ad essere ricollocati. Abbiamo la ex Banca d'Italia. Ah beh, dove doveva andare la carabiniere, prima e poi all'ultimo momento hanno rinunciato ad andarci. Per problemi logistici, se non ricordo male, perché erano una strada dove lì creava problemi l'intervento delle macchine, no? Allora, cambia comandante, cambia vento. Okay. Quello prima riteneva che fosse la posizione più strategica della città. Okay. È arrivato il suo successore e ha ritenuto che fosse un bugigattolo. Okay. Non lo sappiamo, quindi fatto sta che non se ne è fatta niente. Continua a dire, questi contenitori potrebbero cambiare veramente anche il motore della città, perché se indirizzati in un certo modo, c'è un centro, un grandissimo centro medico che doveva passare alla caserma alla caserma dei carabinieri, poi è rimasto un po' con il cerino in mano, ma univa un centinaio di medici, poteva essere un centro medico molto grande, con sale, con spa, con tante cose che a Siena mancano, poteva essere un motore di sviluppo almeno, certo, del settore. In questo momento è fermo perché non trova uno spazio adeguato, ma ci sono anche, a Siena manca una spa. Vero, l'abbiamo detto anche l'altra volta. Ma questa si dice perché voi volete andare a farvi la sauna. La spa è un centro di richiamo. Montecatini, con le spa invernali, perché più che terme d'inverno sono spa, ha fatto, ha rivigorito il mercato invernale di tutta la, certo, città. Basta pensare a quello che ha fatto Sesto Fiorentino, che vai in un buco, esatto, in mezzo alla zona, esatto, industriale, in mezzo e a nulla, e ci vai, devi prenotare molto prima, perché ci sono prenotazioni e poi non è nemmeno che si paghino pochi euro. No, ma poi dico, se ti sposti per andare in mezzo a una zona industriale, magari ti sposti più volentieri. Certo. Quindi perché non sfruttare dei grandi contenitori per nuove attività, oppure per sviluppare attività anche di ricezione, perché a Siena mancano grandi contenitori, e più volte è stato dichiarato dal turismo, cioè dagli organizzatori del congressuale. Ah, del congressuale, certo, sì, assolutamente. Fermiamoci un attimo, pubblicità, e poi torniamo. Buongiorno Siena, ancora in diretta con Susanna Guarino, sempre sulle pagine del Corriere di Siena di oggi. Andiamo a parlare un po' di politica, perché c'è un pezzo a firma, ampio spazio di politica da parte di Alessandro Lorenzini, che dice: Mugnai è l'ipotesi del centrodestra. Parliamo ovviamente di politica regionale in vista delle elezioni. Allora, ricordiamo che un titolo è una sintesi brevissima di un stringata, lunghissimo articolo. Mugnai è l'ipotesi, ma ipotesi, in effetti le ipotesi per il centrodestra al momento sembrano veramente tante. Proprio l'altro giorno l'ex ministro Gelmini ha detto: noi non abbiamo fretta, noi per scegliere il candidato ci prendiamo tutto il tempo disponibile e non facciamo come Gianni, che ha cominciato da un quinquennio prima. Allora, la questione del candidato del centrodestra, che doveva essere fatto, a dire la verità, un mese fa, quando Vivarelli Colonna era sceso in pista dicendo: sono disponibile, la Ceccardi aveva anche detto prima di un mese, figuriamoci. Allora, non si è risolta un mese fa, quando sembrava che potesse avere una soluzione, probabilmente per un motivo. Fino a un certo punto era la Lega ad avere fra tutti gli alleati del centrodestra il fatto di poter dire il nome del candidato sulla Toscana. Adesso pare che, visto che la Toscana comunque è sempre una regione a rischio, perché non c'è questa grande sicurezza assolutamente,
Anche se si vuole dire che i numeri sono in crescita e tutto, però la tenuta del centro-sinistra in Toscana è una tradizione così forte che è difficile pensare che possa essere scardinata con tanta facilità. Soprattutto dopo i risultati dell'Emilia, no? Se l'Emilia Romagna avesse dato un risultato diverso, forse ci sarebbe stata più fiducia. Ma forse anche se fosse stato, diciamo, più sentito il risultato dell'Emilia in termini di volontà di riscatto, l'ho visto un po' come, vabbè, si è perso, ma quasi quasi ci si aspettava. Sì. La Lega ha ripiegato, sembra abbia ripiegato sul indicare il candidato della Puglia. Esatto. Avrebbe quindi lasciato aperto a o Fratelli d'Italia o Forza Italia la possibilità di scegliere il candidato, perché diciamo che la sensazione, no, è un po' che prima la Toscana era in testa alla classifica e tutti la volevano, tutti la voleva, perché adesso sembrava quasi la battaglia epocale. Esatto. Piano piano sta scendendo i gradini. Esatto. E tutti cercano di lavarsene un po' le mani. Esatto. Dicono: ma la Toscana quasi quasi io ve la lascio, non ci voglio entrare, mi sacrifico volentieri. Esatto. A lasciarvela. E quindi in questa maniera verrebbero a decadere definitivamente sia Ceccardi, che continuava ad essere Susanna Ceccardi disponibile alla candidatura, Vivarelli Colonna, che era anche uno dei nomi indicati dal civismo, cioè sì, anche il famoso patto dei sindaci, dal, no? Patto dei sindaci, ha detto: no, io sono abituato a lavorare in un'altra maniera. È tardi, mi avete stufato. La campagna elettorale per sindaco ha cominciato 2 anni prima. Quindi dice: non ci sono le non mi tenete in ballo fino all'ultimo secondo, perché non ci sto più. Quindi è venuta, ha ripreso vigore un'ipotesi che c'era già stata, che è quella di Mugnai è una persona gradita e potrebbe essere l'uomo Forza Italia. È anche uno di politica, di mestiere, di rapporti, che sa tessere le alleanze. È una buona combattente dal punto di vista politico. Siamo sulla di Gianni, perché sì. Gianni è un vecchio volpone. Assolutamente. E Mugnai potrebbe essere quello, certo, che ha quell'esperienza per tenerli. Certo, che mi viene da dire, se fosse Mugnai di certo non sarebbe l'uomo per quella campagna elettorale aggressiva, violenta, che ha caratterizzato l'Emilia Romagna. No, lui no, non è un salviniano, non è un uomo da social cattivissimi. Però se si lascia, quello è il modo di fare. Sarebbe una grande scelta, se avessimo una campagna elettorale in Toscana civile io ne sarei più che contenta. Però di certo non è l'uomo però da calcare. È come se una pance, squadra, no? Che c'ha come indirizzo di gioco l'attacco, la mette a centrocampo. Qui siamo a centrocampo, cioè facciamo un gioco di centrocampo. Se invece vogliamo fare un gioco di attacco, dobbiamo scegliere un leghista, perché sì, sono quelli. Che però obiettivamente probabilmente loro pensano di non poter riuscire a sfondare con quella strategia lì in Toscana, in come momento, non hanno sfondato in Emilia. Bisogna dire che non è che, come scrive Alessandro in maniera molto carina, se Sparta piange Atene non ride. Atene non ride, perché anche il centro-sinistra si è trovato con la decisione di Gianni presa praticamente da tempo e consolidata. Però si è trovata con Italia Viva, che un giorno dice ci sto e un giorno dice non ci sto se non mi dai questo, quindi c'è, cioè, un po' sotto ricatto, con il Movimento 5 Stelle che ha un proprio candidato, ma allo stesso tempo strizza l'occhio un po' al PD, un po' a forze che potrebbero essere fuoriuscite dal PD intorno. Esatto. E quindi non è che ci sia un'unità di intenti tale da dire siamo una roccaforte. Assolutamente. La cosa che un po' mi stupisce, è vero che negli anni recenti ci hanno portato a stringere molto i tempi, però comunque siamo praticamente alla fine di febbraio, si voterà alla fine di maggio, sono 3 mesi sostanzialmente. Circola una voce che potrebbe slittare alla prima settimana di giugno.
beh, non cambia molto. Però sicuramente però... il fatto che insomma tutte le forze politiche, è vero, Gianni ha cominciato la campagna elettorale, ma ancora non del tutto, cioè non si è ancora cominciato a parlare di programmi, non si è andati nelle piazze. No, per ora non... si presentano libri. Esatto. Perché avete notato che ogni candidato, anche al consiglio regionale, perché anche Bezzini, certo, anche Scaramelli, esatto, lui Aquilone l'ha presentato da tempo, cioè, che cosa fa? Un libro. E io mi chiedo dove ci siano tutte queste cose da dire di se stessi, ecco. lo so, questo lo vedremo, insomma. Cioè, io vorrei far capire che scrivere un libro non può essere il santino elettorale. È un po' scomodo come santino elettorale. Il libro è una cosa seria. Cioè, noi abbiamo della letteratura, abbiamo dei grandi in questa Italia, non possiamo che tutti si mettano. Ce l'avevamo dei grandi, oggi no, come per oggi. Me ce l'avevamo, perché la storia della letteratura per me è oggi. Io leggo Dante. Ecco, sì, però oggi Dante non scrive, scrive un sacco di gente che, insomma, Dante forse non l'ha manco letto, detto questo. E comunque qui si apre il tema, ne parlerò nei prossimi giorni, il tema di se fare Siena capitale del libro, insomma, partecipare a quell'idea, sì, divertente. Facciamo la capitale del libro, però questa volta facciamola. Ultimo. Senti, ultimo è per un appuntamento. Guarda, te lo volevo dire, guarda, stavo andando a cercarlo, eccolo qua. Allora, ha avuto un grandissimo successo quando a cavallo del Capodanno abbiamo fatto il sondaggio sul senese dell'anno. Tantissimi italiani arrivati in redazione che hanno consacrato il gruppo dei De Schema. Ragazzi, i De Schema sono quelli che sono andati a Sanremo. Li ho avuti qui a Sanremo, parlando proprio di Sanremo. Sono dei ragazzi oltretutto estremamente carini e simpatici e hanno vinto loro per quanto riguarda la parte cartacea. Luca Venturi che è una colonna del Siena Photo Award, esatto, porta a Siena migliaia di fotografi con delle foto meravigliose, ha vinto la, diciamo, battaglia web. E poi ci sono Lucio Balestracci con il suo libro, ma non solo, proprio con se stesso, per com'è, per tutto quello che ha fatto per la città. È una grande donna, l'unica, ma è grande donna, che è Suor Ginetta. La premiazione venerdì alle ore 18 nella sala interna del Bar Nannini con Cadoro. Chi volesse venire a vedere, sarà una cosa semplice, niente di fastoso, un riconoscimento con foto, con se qualcuno vuole un autografo, un modo per stare insieme, esatto. Se ne sa dell'anno, venerdì ore 18 Nannini con Cadoro, di sotto. Bene, di sopra. Grazie Susanna Guarino, buona giornata. Buona giornata a tutti voi e avanti forte ancora, c'hai ancora una mezz'oretta. Ma adesso vado a parlare di Isola d'Elba, non prima di fare un salto oltre le mura e andare dal nostro Giovanni Ciappelli che ci racconta cosa accade in Toscana. Buongiorno Giulia, buongiorno a chi ci segue. I principali fatti provenienti dalla Toscana. Partiamo ancora con la situazione legata al coronavirus. Coronavirus che sta avendo delle ripercussioni anche nella nostra regione, ovviamente per la presenza importante di cittadini cinesi, soprattutto per quanto riguarda la comunità pratese. Nei giorni scorsi si era diffuso un dato, 2500 persone che sarebbero di rientro proprio dalla madrepatria nella nostra regione, soprattutto nella zona della Piana Fiorentina e di Prato, dopo i festeggiamenti del Capodanno cinese, naturalmente il tutto rallentato dall'allerta globale proprio per il virus. La regione ha stabilito di dotarsi di un ambulatorio speciale proprio per trattare queste persone, per vedere, insomma, se ci possano essere dei casi sospetti e monitorarli. Questo ambulatorio è stato inaugurato ieri nella zona dello Smannoro, è la zona industriale a ovest di Firenze, tra i comuni di Firenze e Sesto Fiorentino
Torino e Campi Bisenzio, fatto che però ha suscitato numerose polemiche, perché i locali di questo ambulatorio sono in una struttura dove sono ospitati anche degli altri uffici, e ci sarebbero appunto anche degli spazi comuni tra questi ambulatori ed altri uffici, cosa che appunto ha fatto scattare la protesta delle persone, per esempio, che lavorano in quella zona. È uno dei temi che trova maggiore spazio ancora, con un dibattito molto forte anche a livello politico sui quotidiani toscani di questa mattina. C'è poi la cronaca giudiziaria. Ieri la richiesta del PM di Firenze nel processo per la morte di Duccio Dini, il ragazzo 29enne fiorentino che nel giugno del 2018 era fermo a un semaforo in sella al suo scooter, fu travolto e ucciso da un'auto guidata da un cittadino di origine rom. Si stava verificando, questo è quello che hanno ricostruito le indagini, una vera e propria faida tra clan rom che si stavano inseguendo in macchina per una lite nata da discussioni diciamo così familiari. Queste due auto impazzite travolsero Duccio Dini, che era appunto fermo a un semaforo. Per il ragazzo non ci fu niente da fare. Ieri il PM ha chiesto condanne severissime. Si parla, per i protagonisti di questa vicenda, 7 le persone imputate, di una richiesta da oltre 125 anni di carcere. Le pene più pesanti richieste dal PM Coletta di Firenze ammontano a 22 anni di carcere. E poi c'è una notizia curiosa, cambiamo decisamente argomento, perché ieri Confartigianato Firenze ha lanciato una curiosa richiesta legata a una delle tradizioni gastronomiche più importanti di Firenze, il lampredotto. Serve un disciplinare per il lampredotto, non soltanto per evitare che qualcuno sia accondiscendente nei confronti delle richieste di alcuni turisti che magari chiedono ketchup e maionese sul lampredotto, e noi non osiamo neanche pensare a questa eventualità, a questo orrore gastronomico, quanto per il giro economico, stimato addirittura in 7 milioni e mezzo di euro per gli esercenti, per i rivenditori, per i barrocciai, insomma, del centro di Firenze, che giornalmente servono il panino con lampredotto o la vaschetta con la salsa verde, mi raccomando. La proposta curiosa, che però evidentemente ha anche un fondo, come abbiamo specificato oggi, trova spazio sui quotidiani. Una proposta lanciata ieri da Confartigianato Firenze per dare appunto dei paletti a questa tradizione gastronomica fiorentina. Con questo è tutto, buona giornata. Buongiorno Siena, bentornati in diretta in questo mercoledì 19 di febbraio. Buongiorno e benvenuta Laura Pagliantini. Buongiorno, grazie mille per l'invito. È un piacere avere qui Laura, che è un'archeologa, Università di Siena. Sì. E è il co-direttore, se dico bene, degli scavi archeologici della villa rustica romana di San Giovanni nella rada di Portoferraio, Isola d'Elba. Bravissima, precisissima. Direttore degli scavi, perché all'Isola d'Elba, che forse non tutti lo sanno, ci sono degli importanti scavi romani, perché era un po' l'avamposto nel Mediterraneo, nel Mar Tirreno dei romani, no? Sì, allora noi scaviamo. Com'è che sei finita da Siena all'Isola d'Elba? Partiamo da lì. Non c'è tempo, però allora siamo arrivati all'Isola d'Elba nel 2012 perché appunto, vabbè, io ho poi svolto le mie ricerche di dottorato sull'isola, quindi insomma ero interessata a determinati aspetti archeologici. Con l'Università di Siena e il professor Franco Cambi abbiamo deciso di iniziare questo scavo, tra l'altro in un posto meraviglioso, che è la rada di San Giovanni, che si trova proprio di fronte a Portoferraio. Abbiamo visto un po' di foto, magari poi dopo le vediamo, sono straordinarie. Un posto meraviglioso, e tra l'altro siamo in proprietà privata, quindi anche lì abbiamo avuto la generosità dei proprietari, che non solo ci consentono di aprire una voragine, sfangare, no? Scavare due settimane all'anno, quindi non è che sia proprio due mesi all'anno, quindi non è che sia proprio una cosa simpatica. In più ci offrono anche alloggio gratuito. Quindi loro sono i primi a credere. Un vero mecenatismo. Senza di loro veramente il progetto che noi abbiamo all'Isola d'Elba non avrebbe né gambe né probabilmente un'anima, ecco, perché sono stati i primi a credere che noi veramente potevamo fare qualcosa di importante per il territorio. Importante perché quest'anno siamo all'ottava campagna di scavo. E questa villa affacciata sul mare che noi stiamo scavando ci ha regalato delle, diciamo, sorprese meravigliose, veramente, perché questa villa è stata distrutta da un incendio e successivamente in questo terreno
non è stato. Sì, stiamo esatto, vedendo intanto per esatto, chi ci segue in TV sta vedendo un po' di immagini degli scavi. Questa villa non è stata poi successivamente diciamo rimaneggiata, e quindi ciò che noi troviamo è praticamente intatto, fermo a circa 2000 anni fa. Quindi questa per noi è un'enorme fortuna, perché consente di insomma far capire a noi e ai ragazzi che vengono a imparare il mistero dell'archeologia da noi, di veramente capire come era fatta una villa romana e diciamo in tutta la sua articolazione. La grossa fortuna è che abbiamo trovato degli oggetti straordinari, e soprattutto il primo anno abbiamo beccato immediatamente la cantina di questa villa. E qui arriviamo al tema esatto, di cui vogliamo parlare, perché esatto, anche i romani facevano il vino. I romani facevano il vino, lo facevano in grandissime quantità, perché per i romani il vino era veramente tutto, cioè la vita pubblica, privata e religiosa dei romani girava attorno a questa bevanda, e quindi le producevano e ne esportavano in grandissima quantità. E come avete visto dalle immagini, la quantità era veramente importante, perché dentro a questa cantina abbiamo trovato 5 orci di terracotta giganteschi, l'avete visti passare, contenevano all'incirca 1500 litri di vino ciascuno, quindi una produzione vitivinicola importante all'isola di Elba, sono circa 5 contenitori. E è stata una scoperta, diciamo, meravigliosa, perché questi contenitori appunto erano integri. Abbiamo trovato appunto le bocche crollate all'interno, quindi con i coperchi, quindi diciamo tutto da manuale. In più avevano anche le marche di fabbrica. E noi sappiamo che un certo schiavo di nome Ermia, a un certo punto, 2000 anni fa, ha prodotto questi grandi orci destinati a, diciamo, perlomeno la fermentazione del vino, quindi la fase finale della vinificazione. E questo ci ha poi aperto un altro mondo meraviglioso, che è il mondo di quella che viene chiamata archeoenologia, ovvero fare il vino come si faceva 2000 anni fa, 2500 esatto, anni fa. Sì, la fortuna è che all'isola di Elba vive una persona che è con noi in collegamento telefonico. Facciamo questa triangolazione: Siena, isola d'Elba, ospite in studio, ospite al telefono, e diamo il benvenuto al telefono ad Antonio Arrighi, viticoltore dell'isola d'Elba. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno e benvenuto Antonio Arrighi. Ci sente? Sì, la sento bene. Siete in diretta anche con l'edicola Elbana Show. Ah, perfetto, buongiorno Isola d'Elba, vi vogliamo bene, saremo molto felici di essere lì con voi in queste belle giornate di sole, che immagino stiate molto meglio di noi lì sull'isola. Il benvenuto Antonio Arrighi, perché appunto viticoltore dell'isola d'Elba, che ha ideato il vino marino Nesos, che è stato presentato qualche giorno fa alle anteprime del vino di Firenze, che è un vino particolare che ha avuto bisogno dell'aiuto degli archeologi. Cioè, com'è che funziona questa collaborazione fra il vino e l'archeologia, Arrighi? Sì, infatti è una archeoenologia. No, è la ricerca di questo vino particolare che facevano 2400 anni fa a 2400 chilometri dall'isola d'Elba, l'isola di Chio, che aveva una particolarità, era considerato il vino di lusso della Grecia, era molto ricercato, e il professor Attilio Scienza, enologo docente dell'Università di Milano, ha fatto una ricerca storico scientifica e ha scoperto che questo vino aveva una particolarità, cioè l'uva, prima di essere vinificata, vendemmiata, veniva lasciata qualche giorno in mare in ceste di vino. Quindi veniva salata praticamente. Esatto, sì. Poi l'Università di Pisa e anche l'Università di Firenze, che hanno seguito tutte le analisi, tutte le fasi, si sono accorte anche che il sale penetra internamente all'ascino per osmosi, però lasciando l'ascino integro. L'uva utilizzata è un'uva probabilmente originaria di quelle zone, un incrocio fra due uve dell'Egeo, la Sideritis e la Roditis, è la nostra autoctona anzonica. Ok, quindi l'uva dell'Elba e anche della Maremma, insomma l'anzonica si trova un po' in tutta la costa. Argentario, Giglio e in Sicilia chiamata Inzolia. E quindi voi avete ricreato, e abbiamo anche delle immagini in un video che ha mostrato la regione toscana proprio in occasione dell'anteprima, avete ricreato queste ceste che poi portate sott'acqua, giusto? Esatto, sì, ceste di vimini tenute, quest'anno l'abbiamo messa a 10 metri di profondità per 3 giorni.
quindi la ricerca poi delle correnti marine per dare ancora più contatto del salino ai nostri rapoli, ai nostri ascimi. E infatti stiamo vedendo proprio le immagini di voi che mettete l'uva in queste ceste, poi sub la portano sott'acqua, sta lì qualche giorno e poi parte il processo di vinificazione, giusto? Esatto, sì, le uve rimangono a contatto con il mosto, quindi c'è una macerazione che dura 6 mesi in anfore di terracotta molto simili a quelle dell'isola di Chio, che Laura sa benissimo la storia di quelle anfore. Beh, sì, l'abbiamo chiamata apposta per darci il supporto storico, perché io invece denuncio la mia ignoranza. E qual è il prodotto che viene fuori? Cioè, questo vino Nesos, oltre ad avere questa storia straordinaria, poi com'è? Che prodotto viene fuori? Viene fuori un prodotto molto particolare, cioè non bisogna degustarlo, assaggiarlo con l'idea di quello che è il vino oggi. Certo. Ma noi, a me particolarmente, quello che mi ha entusiasmato in questo esperimento è cercare di creare veramente il vino, avere un sorso di vino che bevevano esattamente 2400 anni fa, al momento che il vino usciva dalla cantina, chiaramente non dopo un viaggio di 4-5 mesi su quelle navi, ma che Laura sa benissimo che aggiungevano di tutto, miele, resina, sì. C'è un vino che appena noi abbiamo ricreato, è stata una grande emozione con la scienza il giorno che l'abbiamo assaggiato, il vino che bevevano gli antichi greci. Quindi è un po' un salto nel tempo, un bicchiere che ti fa fare un viaggio nel tempo. Esatto, sì, un bicchiere particolare, con gusto particolare, però un vino bevibilissimo. Poi praticamente l'unico disinfettante e antiossidante è stato il sale, non abbiamo usato solfiti, non c'è stata stabilizzazione, non c'è stato filtraggio, quindi un vino esageratamente naturale, perché certo. Adesso la parola naturale è un po' vino naturale è un po' inflazionata. Invece in questo caso è proprio vero. Esatto, totalmente vero. E quindi insomma questo vino è stato presentato alle anteprime, voi andrete avanti con questo progetto all'azienda agricola Arrighi all'Isola d'Elba? Stiamo sempre cercando di migliorarlo, sempre cercando di perfezionarlo, ogni anno, il secondo anno l'abbiamo fatto e ogni anno riusciamo a capire ancora meglio, perché non è che abbiamo filmati fotografie dell'epoca. No, dobbiamo affidarci per l'appunto agli archeologi che insomma devono interpretare quel poco che rimane, che loro riescono a interpretare tanto da due sassetti, noi non ce lo dobbiamo un po' immaginare, no? Esatto, dobbiamo per forza immaginarcelo, ma ci siamo andati molto vicini, credo. Bene, e bene. Questo vino ha avuto un successo incredibile, non era l'obiettivo, era una semplice sperimentazione, all'inizio non c'era idea di commercio, di marketing, niente, però ha dato una visibilità e all'Isola d'Elba incredibile in tutto il mondo, certo. Ne hanno parlato tutti, ieri c'era bellissimo servizio sul TG1 della Rai, insomma. Sì, siete andati in televisione, riviste, insomma avete avuto un sacco di popolarità con questo progetto. Esatto. Ha fatto molto bene anche alla mia isola a costo zero. Sì, e infatti, e di questo adesso parliamo con Laura Pagliantini, che rimane qui con me in studio. E invece salutiamo Antonio Arrighi e l'Isola d'Elba. Antonio. Sì, c'è anche un signore che qua vuol grazie salutare. Per il signore, grazie per il vuol signore. Salutare Laura. Ciao, Stix, ciao. Caramba, abbiamo fatto anche una sorta di non lo so, c'è posta per te? Sì, c'è posta per te, vabbè, no, in realtà diciamo lì abbiamo un po' dotato. È una sorta di edicola fiore la nostra. E come? È una sorta di edicola fiore. Esatto, è bellissimo. Laura poi ormai è figlia adottiva quasi dell'Isola d'Elba. Sì, un po' sì, mio malgrado, ma insomma alla fine, diciamo, dopo quasi 10 anni che lavoro sull'isola, insomma. Siamo innamoratissimi di Laura. Ah, benissimo. Allora io vi ringrazio, vi saluto, grazie Antonio Arrighi, buon lavoro con questo vino marino e un abbraccio all'Isola d'Elba, dove verremo magari presto a fare una bella trasmissione in loco. Sì, infatti, dai, una diretta fuori dallo studio direttamente all'Isola d'Elba. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Noi ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi torniamo con Laura Pagliantini a parlare di archeologia e di Isola d'Elba. Good morning.
ancora in diretta con me Laura Pagliantini, archeologa dell'Università di Siena e co-direttore degli scavi della Villa Romana dell'Isola d'Elba. Abbiamo salutato gli amici dell'Isola d'Elba e dell'edicola Elbana in questa sorta di gemellaggio che stavamo dicendo a microfoni spenti dovremmo concretizzare con un gemellaggio vero, infatti, cioè andiamo un po' all'Isola d'Elba visto che comincia anche il bel tempo. Sì. Esatto, quindi. E invece volevo parlare con Laura proprio di questo ultimo aspetto che avevamo trattato con Arrighi mentre lo salutavamo, perché lui dice questo progetto del vino, oltre a essere scientificamente rigoroso e interessante da un punto di vista storico eccetera, ha fatto tanto bene per il mio territorio, perché chiaramente è un progetto innovativo, divertente, che ha avuto popolarità, e perché l'archeologia non è solo una roba antica, polverosa, esatto, e da poche persone chiuse lì con i loro cocciconi, coccini, ma può diventare davvero un motore di sviluppo anche per il territorio quando interpretata in modi intelligenti. Esatto, sì. Giusto, quindi Laura? Io coniugherei ora lo slogan: l'archeologia fa bene. L'archeologia fa bene. L'archeologia fa bene se fatta ovviamente bene. Quindi sì, appunto, io ci tengo molto al lavoro che abbiamo fatto in questi anni con Antonio, perché chiaramente diciamo, per noi conoscere Antonio ci ha permesso, diciamo, di entrare in un filone che è quello appunto del mondo del vino e dell'enologia, che diciamo non è così immediatamente collegabile all'archeologia. E per Antonio tutto questo ha diciamo portato delle radici, diciamo, storiche, della una validità, diciamo, scientifica a tutta la sua sperimentazione. Quindi diciamo all'Isola d'Elba 2000 anni fa si faceva il vino, e si faceva il vino così, in questo modo, quindi all'interno di orci di terracotta, si faceva così in tutto il mondo romano. Però trovare tracce di una produzione vitivinicola all'Elba di quel periodo chiaramente dà a, diciamo, lo sperimento di Antonio tutto un altro spessore, ed anche questo ci permette di comunicare il nostro progetto non solo in maniera, diciamo, più accademica, non solo nel nostro ambiente ma anche e soprattutto nel suo. Noi abbiamo, diciamo, con Antonio sperimentato questa tecnica prima nel 2014 e poi nel 2017 siamo arrivati appunto a un vino bianco in terracotta, che la cosa carina è che Antonio ha dedicato ai nostri scavi, quindi diciamo l'etichetta di questo vino si chiama Ermia, quindi che è questo schiavo che sì, aveva fatto gli orci, esatto, gli orci di terracotta, e dietro, diciamo, nell'etichetta retrostante compare proprio la storia di Ermia e degli nostri scavi archeologici, quindi diciamo attraverso questa bottiglia il nostro progetto di ricerca all'Isola d'Elba ha preso decisamente, eccolo là, lo stiamo vedendo fra l'altro nelle immagini, esatto, negli scavi, la bottiglia, sì, con gli scavi in diretta. Quello è un giorno in cui Antonio è venuto a trovarci con il vino, e quando viene e fa queste cose noi ci fa sempre tanto piacere. Beh, certo. Allora abbiamo ringraziato ritrovando in quel momento appunto il marchio di Ermia, e questo ovviamente per noi è importante perché stiamo dimostrando al territorio che ha recepito benissimo tutto questo quanto archeologia, diciamo le eccellenze enogastronomiche e diciamo appunto le risorse migliori del territorio possono e debbano valorizzarsi a vicenda. Certo. Quindi in questo rapporto di collaborazione diciamo tutto questo non può che fare del bene. Come è stato il rapporto con l'Isola d'Elba? Mi dicevi con i mecenati privati, ottimo, che buonissimo, vi hanno aperto, sì, casa eccetera. Sì, è stato un lavorino lungo, noi ci abbiamo lavorato tanto, noi abbiamo un progetto di archeologia pubblica, quindi diciamo noi abbiamo un tipo di scavo che si cala molto nel territorio, l'abbiamo proprio voluto, l'abbiamo cercato, anche perché come potete immaginare non abbiamo fondi pubblici per scavare, e quindi il nostro scavo si regge da 6-7 anni grazie al contributo di generosi di persone private, quindi associazioni, persone individuali, amministrazioni, quindi tutto questo ha fatto sì che piano piano, lentamente, sempre un maggior numero di persone, di associazioni credesse in questo progetto. Quindi diciamo noi ormai abbiamo una lista di sponsor praticamente infinita che ci consente ogni anno appunto di riprendere le ricerche, e questo fa sì che il territorio, finanziando questo scavo, si senta direttamente coinvolto. Certo. Insomma, lo rendiamo molto più facile. Perché forse l'archeologia, tu ne sai più di me, però la sensazione è che abbia vissuto degli anni d'oro in passato, laddove il recupero della storia del legato passato era davvero un mistero, un po' queste cose misteriose. Un po' anche erano questi, sì, pionieri, esatto, no, che andavano a cercare, sì, per noi è un po' Indiana Jones l'archeologo, sì, esatto, no, di riferimento, esatto, cioè un po' quel tema lì. Poi negli anni recenti in cui appunto il mondo è smart, è veloce, è divertente, è pop eccetera, l'archeologia che invece è lenta, esatto, che fa fatica spesso, sì, per trovare un po' un coccino e magari non
rendersi conto che non serve neanche a niente, cioè non è una cosa molto smart, no? E quindi forse è passata un pochino nel silenzio anche ministeriale o comunque statale, cioè pochi fondi, poco interesse. Forse servono anche questo tipo di progetti per riportarla all'attenzione e far vedere che non è una roba polverosa e noiosa, ma può avere degli stimoli molto divertenti. Va calata assolutamente nella vita quotidiana delle persone. Noi ci siamo resi conto che diciamo indorandogli ogni giorno la pillola, e quindi chiaramente dobbiamo fare un lavoro di educazione anche del pubblico, sì, no? Allora ecco, ci tengo a ribadire che questo non può avvenire in un anno o due di progetto, insomma ribadisco, noi abbiamo iniziato a vedere crescere questo entusiasmo e questa partecipazione diciamo dopo 3-4 anni e facendo veramente un lavoro molto accurato sul territorio. Però ci siamo resi conto che ospitando le scolaresche, ospitando veramente chiunque ci voglia venire a trovare, noi siamo riusciti appunto a rendere diciamo quotidiana la nostra presenza, quindi un qualcosa che comunque alle persone creava benessere, e siamo riusciti a un po', come dicevi te, l'archeologia si è un po' chiusa in se stessa negli ultimi anni, non riusciva a comunicare la sua utilità, cosa che invece ha appunto anche perché se non sappiamo da dove veniamo, no? Esatto, cioè questo è fondamentale e appunto siamo riusciti diciamo a uscire da questa nostra chiusura in noi stessi e ripeto a calarci decisamente nel territorio. Il progetto con Antonio è solo uno dei tanti progetti che abbiamo avviato ovviamente con il territorio, e per noi appunto vedere l'entusiasmo delle persone che appunto si emozionano nel sentire le storie di un coccino, perché effettivamente poi per tante persone si tratta di sassi e cocci, ma quello che diciamo ci noi siamo bravi a fare è riuscire a raccontare ciò che sta dietro a un coccio, ciò che sta dietro appunto alla storia degli orci, ciò che sta dietro a tutto diciamo quello che le persone stanno vedendo, e questo vuol dire ritrovare anche un po' le loro radici, quindi noi lavoriamo molto anche sul concetto di identità, cioè le persone si riconoscono in quello che noi stiamo facendo a San Giovanni, cosa che fra l'altro su un'isola è ancora più forte, perché sì, l'identità e le radici sulle isole sono sempre molto accentuate dal loro essere stati lontani, no? Quindi è un progetto anche quello molto molto bello. È molto bello considerando anche che non sono stati gli isolani a farlo, ma che c'è un'università venuta da fuori che ha un po' imposto questo modello. Però appunto io ribadisco, sono molto orgogliosa, arrivata appunto all'ottavo anno, di aver creato diciamo tutto questo appunto in collaborazione ovviamente con l'università e con il mio professore Franco Cambi, che ringrazio sempre per aver diciamo permesso di avviare tutte queste ricerche. Telegrafica che siamo in chiusura, sì, ma da noi si potrebbe pensare a fare un progetto del genere, oppure ci manca la villa romana da cui partire, no, insomma, perché Siena il vino non ci manca, no, il vino l'abbiamo sempre fatto, come ora al di là di quello del vino, dico, ci sono delle location che state studiando, degli scavi particolari su cui potrebbero essere fatti dei progetti di questo tipo? Allora l'Università di Siena intanto ha dei progetti bellissimi, che sono appunto i due archeodromi, quello di Foggia Bonzi e quello di Cetona, che anzi vanno assolutamente visitati e è stato qui Valenti a parlare dell'archeodromo di Poggi Bonzi. Sono delle esperienze bellissime insomma che si pongono allo stesso modo, quindi cercare diciamo di comunicare, sì, diciamo garantire delle esperienze immersive, quindi effettivamente uno visitando anche l'archeodromo si cala perfettamente nella vita di un villaggio di epoca franca, quindi insomma non ha proprio la percezione tra quello che è diciamo il periodo e la realtà. Ed è un progetto che ha delle basi scientifiche solidissime e che però riesce a restituire al pubblico diciamo quello che era la vita in quel periodo, e probabilmente è questo che le persone in questo momento vogliono. Identificarsi, immaginare, divertirsi, quindi l'archeologia e la cultura in generale deve anche saper appassionare le persone, quindi questa è la sfida purtroppo più grossa che abbiamo noi operatori culturali, quindi saper comunicare tutto quello che stiamo facendo. Però assolutamente le terre di Siena con le sue ricchezze culturali, i suoi musei, hanno tutte le carte in regola per fare tutto questo, per essere protagonisti anche in questo settore. Sì. Bene, bene, quindi archeodromi da noi, se passate dall'Isola d'Elba, gli scavi della Villa Romana delle Grotte, sì, pagina Facebook anche con un sacco di contributi, di foto. Sì, quindi andate a trovare Laura Pagliantini e il suo team di scavo, così come l'azienda appunto agricola Arrighi, che è quella che ha creduto in questo progetto del vino marino e che insomma bene ha fatto.
fatto per quel territorio, e bene fa a noi prendere esempio da chi fa cose interessanti. Sì, anche divertenti, insomma, poi c'è tanto lavoro ma anche tanto divertimento, dai, quindi diciamo sì. Grazie Laura Pagliantini, grazie, buon lavoro, grazie. Buon rientro nelle tue cose, e grazie a Samu Piras in regia, grazie a Sofia che torna come ogni mattina dopo di me. Noi siamo in chiusura, ci vediamo domani alle 8 con Buongiorno Siena, buona giornata.